Ultimo tempo Real Camaldoli Paris Saint Gennaro, siamo qui con Monturi, Monturi 1-1, Montieri, scusami, Montieri 1-1, bella partita, peccato per l'autogol di Felicelli. Diciamo che mai come adesso, chi mi conosce lo sa, sono sempre molto modesto, però secondo me meritavamo, anche adesso stati fortunati su un tiro di Felicelli, abbiamo fatto noi la torete, purtroppo il calcio è questo qui, va ci benissimo. Dobbiamo solo adattare. Grazie, in bocca al lupo per il secondo tempo, andiamo da Fuschetti! Fuschetti 1-1, partita bloccata, cosa si deve fare nel secondo tempo? Secondo me dobbiamo cercare di giocare di più la palla, che stiamo lanciando troppo, e buttare una palla dentro perché il portiere ce le sta prendendo tutte. Va benissimo, grazie, in bocca al lupo, ci vediamo dopo per il secondo tempo di Paris Saint Gennaro contro Real Camaldoli. Ciao ragazzi, siamo qui al termine della partita, ha visto affrontarsi Paris Saint Gennaro contro Real Camaldoli, migliore in campo solo, autore di due reti, migliore dei suoi bomber Danna un po' nervosi nel secondo tempo, primo tempo ve la siete giocata, avete concluso 1-1 con uno sfortunato autorete, poi nervosismo del capitano comunque ha condizionato la gara. Sì, è stata una buona partita, un ottimo primo tempo, peccato per l'autogol, poteva andare diversamente. Secondo tempo ci siamo innervositi un po' per causa falli, però va bene così. Senti, a chi vuoi dedicare questa prestazione? Tutta la squadra abbiamo giocato bene. Lo passiamo a te, altra grandissima prestazione tua, quello che usano la squadra con i tre punti della prima a salire a 6 punti, avete giocato molto bene, è stata una partita maschia, loro il nervosismo loro comunque ha condizionato un po' il match dalla parte loro, cos'è da dire? No, penso che oggi non è che abbiamo giocato molto bene, però l'importante era vincere, poi il nervosismo penso si poteva evitare benissimamente perché ci sono stati parecchi falli, però anche io l'ho fatto, però comunque chiedevo scusa e finiva là. La partita di calcio invece è stato diverso nel secondo tempo, peccato, però l'importante è che abbiamo vinto. Senti Stefano, a chi vuoi dedicare con le prestazioni? Le dedichiamo a Rosario che si è infortunato con la mano, speriamo che la prossima. Grazie molto. Ciao ragazzi. Poi sapere.